non fare questo. Ah, sì, ok. Ok, quando guardi i quadri, quello magari non lo fare. Anzi, voglio mettere qualche cosa. Ecco, bravo. Questi sono i cataloghi. Facciamoli vedere, perché comunque importanti. Come è andata poi con il famoso stilista? Sì, ce l'avamo lasciati dalla performance. Sì, dobbiamo fare la consegna, perché... Ah, bravo, quindi hai venduto? Sì. Bravissimo. Grazie. Bravissimo. Ottimo collezionista e cliente, eh? Averne tutti speriamo. Così. Sì, lo facciamo un po'... Faremo proprio la consegna ufficiale, no? Per creare pure l'evento. Bravo. Allora ragazzi, tanto lui potrebbe condurre l'intervista da solo, eh? Vero Vittorio? Sì. Quanti, avete visto la performance ha avuto e di conseguenza abbiamo avuto sì, quanti? Sì, 1400, 1500, cioè siamo avanti. Sì. Dai, posizioniamoci. E si comincia. Gentilissimi, ben ritrovati questa mattina veramente con immensa gioia dagli studi di Affordable Art Point. Allora, io non so se le nostre telecamere hanno già inquadrato qui il mio ospite d'onore Vittorio Vertone, che abbiamo visto in questi studi, devo dire, con una splendida performance, 1.400-1.500 visualizzazioni abbiamo ottenuto, ma lui del resto è un habitué ormai di queste cose, delle telecamere, degli eventi, mostre su mostre, sta stringendo, non possiamo dire ancora, svelare il nome comunque, dei contatti e contratti con collezionisti veramente, veramente importanti. Quindi Vittorio, io lo so, un'esclusiva mi ha dato, però mi sento di farti veramente vivi complimenti da parte di tutti noi. Allora, Vittorio Vertone, qui un piccolissimo assaggio di cataloghi, alcuni veramente molto importanti, in cui naturalmente appare, dove ha ottenuto grandissimi, importantissimi riconoscimenti. Vittorio Vertone, come riconosciuto come il fondatore di una corrente artistica, il rapidismo. Accenniamo le caratteristiche, Vittorio. Niente, la rapidità del gesto, dell'impatto emotivo, quindi questi giochi prospettici che vedete qui nelle nostre tele, soprattutto l'impatto emotivo, cioè molto ammaliante, e la velocità, no? Rappresentare la velocità anche dei nostri tempi, tutto ciò che facciamo ormai è rapidità, rapidismo. Rapidismo, qualcosa che divora il tempo. Tra l'altro io vorrei chiedere alla mia regia di mandare, guardate, sono pochissimi secondi, però proprio mentre intervisto Vittorio Vertone, abbiamo fatto riferimento alla tua performance, vorrei far vedere proprio quegli attimi in cui proprio sulla tela bianca hai iniziato la tua performance con la matita, che facevi quei gesti, quei righi, i punti righe, di fuga. Ecco, i famosi punti di fuga. Tu hai parlato di giochi prospettici che sono estremamente importanti, perché poi alla fine creano dei movimenti di piano, esatto. Movimenti prospettici, e quindi il movimento dell'intera tela. Una caratteristica del rapidismo è che cattura immediatamente, fin dalle prime spatolate, fin dal primo utilizzo del colore, cattura immediatamente l'attenzione dello spettatore. E quindi alla fine lui rimane ammaliato anche per la qualità dei colori, che vorrei ricordare sono albumi d'uovo. Ecco, ricordiamolo, perché tecnica tra l'altro importantissima, parliamo proprio dei colori e poi, prego Vittorio. Tecnica di uno sconosciuto, Leonardo da Vinci, quindi che già nel 1500 sperimentò gli albumi d'uovo e questi minerali puri, che poi sarebbero queste terre colorate, quindi anche un materiale biologico, si parla tanto di biodiversità, no? di prodotti naturali, e con gli albumi d'uovo e questi minerali l'intensità del colore non varia mai, quindi avremo sempre questo tono, diciamo, nel quadro, nel dipinto.
che poi ci emoziona. Ci emoziona, fine. È quello che ci tocca. Allora, io lo so che tra breve, anzi, mi dicono che cominciate già a farlo. Vabbè, con Vittorio Vertone, signori, è questo quello che succede. Dicevo, mi stanno chiedendo quotazioni di mercato. Allora, mi mettete un po' in imbarazzo perché nel momento in cui do la parola all'artista mi piace farlo conoscere anche a quei pochi che ancora non conoscono Vittorio Vertone. Quindi parlare di quotazioni di mercato, sinceramente, mi, tra virgolette, infastidisce un po'. Tuttavia, 4 opere per voi. Questa mattina abbiamo selezionato Vittorio, 100x150, queste sono le dimensioni. Sì. Diamo un range dalle 2.500 alle 3.000 euro. Voglio dirvi però una cosa, queste sono quotazioni di mercato, tra l'altro dovremmo aggiornare anche il nostro sito perché Vittorio Vertone è uno in continua crescita, proprio perché vende. E certo non sono io a dovervi spiegare le regole del mercato, quindi oggi dalle 2.500 alle 3.000. E state attenti perché, come vado a ribadire nuovamente, è un artista in continua crescita. Allora, Vittorio, partiamo, dicevamo, dal colore. Tu chiami il tuo sfondo uno sfondo anonimo. Intanto vorrei far vedere anche altri pezzi della performance. Lui è uno che proprio, veramente, rapidismo, sceglie il colore in base allo stato emotivo, però parti da uno sfondo che tu chiami anonimo. Sì, è uno sfondo totalmente bianco, che poi, come diceva qualche altro grande artista, anche il bianco, il non colore, alla fine contiene in sé tanti altri colori. Ma nello stesso tempo, come diceva anche Michelangelo, cioè che vedeva questo tronco di marmo, ma già lui già sapeva cosa c'era, esatto, all'interno. La stessa cosa, secondo me, nell'informale, in questa tecnica che io adopero, sicuramente c'è già qualcosa sotto, la materia già esiste. Poi l'artista deve liberarsi da tutti i preconcetti, da tutti i canoni. E questo è il bello dell'informale, perché non sai mai dove vai a parare, però in realtà il dipinto già esiste anche sotto quella tela anonima. Quindi bianca. Dalla tela anonima tu già sai quale sarà all'incirca il risultato finale. Sì. Allora, qui c'è movimento perché vi vogliamo far vedere nuove opere, e non lo so, perché qui Vittorio ne ha portate 8. Ne abbiamo esposte 4, quindi vediamo, chiedo ai nostri bravissimi cameraman, vediamo se c'è tempo, vediamo. Allora sì, ok, come da richiesta partiamo dall'opera numero 1, Vittorio, sì. L'opera numero 1, andiamolo proprio a raccontare, questi sono colori, io non so se la telecamera rende, ma vi garantisco che dal vivo emozionano. Sì, perché c'è molta materia ed è il potere di questi minerali puri, quindi vediamo questo blu oltremare che ha un'intensità spettacolare, quindi crea questa profondità, ma soprattutto anche, tra virgolette, chiamiamoli colori acidi, no? Questo contrasto tra il blu oltremare e il giallo di cadmio, che comunemente chiamiamo arancione, ma in realtà si chiama giallo di cadmio, scuro, chiaro. Alla fine questo contrasto di colori acidi crea sempre quella famosa sovrapposizione di piani, ma nello stesso tempo crea anche questo, sfuggono questi piani e crea movimento nel dipinto e quindi, certo, il rapidismo. Il rapidismo. L'opera numero 2, io sorrido perché... Dillo tu. Dillo tu. Mi vergogno a dirlo. Ma perché? Ma invece è bellissimo. Prego, vai, allora, Vittorio. Questa è l'opera che abbiamo realizzato in performance, quindi in poco meno di, insomma, pochissimo tempo, diciamo. Veramente, veramente. Super poco. Rapidismo in questo caso, però poi alla fine l'ho trasformato. Ma anche questa, la bravura dell'artista, è anche questa la bravura. Però guardate il risultato, veramente. Opere anche materiche. Sì, sono soprattutto materiche, ci sono, per esempio, c'è la sabbia di quarzo che crea questa lucentezza anche dai retro piani, crea una lucentezza ulteriore al colore, al minerale puro. In questo caso, poi mi è venuta qualcosa di
ancora più concettuale, ho creato una divisione addirittura tra la parte destra e la parte sinistra, come una zona di razionalità e una zona irrazionale dei no? colori. Certo. Sì. Senti, Vittorio, una domanda, che rapporto hai con i critici d'arte? No, certamente li rispetto, per carità, anzi io mi ritengo umile, come disse qualcuno, cioè chi si esalta verrà umiliato, quindi bisogna sempre imparare. Certo. Io non mi vergogno a dire che ho iniziato veramente a entrare nel mondo della pittura con l'estemporanea, cioè con la realizzazione veloce di opere in concorso, in plein air, e quindi in quel momento devi essere veloce, e nello stesso tempo io osservavo gli altri artisti, guardavo le tecniche, guardavo loro come si esprimevano, e questa umiltà bisogna averla anche rispetto ai critici, che comunque conoscono il mondo dell'arte. Certo, indubbiamente. In tutti i sensi. E con il tuo pubblico che ti venera letteralmente? Sì, sono molto lusingato perché... Io ho letto dei commenti che veramente... molti commenti. È una grande responsabilità, perché dare emozione alla gente, non lo so... Non è semplice, sai, non è emozionare. Semplice, esattamente. Come diceva Charlie Chaplin, no? È più difficile far ridere che piangere, certo, alla fin fine. Quindi portare un'ondata di emozione, quindi penso con queste tonalità anche gioiose, è una grande responsabilità, però allo stesso tempo mi lusinga. Cioè, vuol dire che riesco a lasciare un segno del mio passaggio. Ma infatti hai detto una cosa, al di là proprio della tecnica, della ricerca che si respira e si vede, queste sono opere, e non lo dico perché lo devo dire in quanto sono di fronte alla telecamera, guardate, cioè constatate voi stessi, sono opere che uno le guarda e anche se sei di cattivo umore, no? Quelle giornate un po' storte, come si fa a continuare ad essere di cattivo umore guardando queste opere? Andiamo a vedere l'opera numero 3. Amici, entriamo proprio con la telecamera nell'opera numero 3. Guardate là, sono le tipiche opere che si commentano da sole. Sicuramente la tua opera preferita. Beh, non solo questa, però ne abbiamo non parlato. Si denota. Ne abbiamo parlato a telecamere spente. Io anch'io sono molto molto emotiva. Questa è fantastica. Questo è il potere degli albumi, e quindi perché creano questa densità del colore, queste colate gestite, no? Un po' alla Pollock, no? Cioè, Pollock non imbrattava le tele, lui sapeva esattamente il gesto, cosa doveva creare nella sua tela. Qui le colate sono sicuramente gestite, ma soprattutto il minerale, cioè la forza di questo rosso di cadmio, è la forza dell'informale, perché quel dipinto oggi ci può dare un'emozione, domani sicuramente ci darà un'emozione diversa. Senti, Vittorio, a proposito di colore, hai citato Pollock, il colore che tu utilizzi, quanto parte dal tuo istinto, quanto lo controlli, quanto lo lasci andare? Guarda, non lo so. Perché su 630 tele, poi alla fine, quando si vede anche una mia performance in pubblico, no? Quindi si interagisce con il pubblico, spesso sento qualcuno vociferare, lo so fare anch'io, lo saprei fare anch'io. Ma in realtà, aggiungo una risata, eh? Ma in realtà io mi rendo conto che con 630 sperimentazioni, perché poi alla fine l'artista deve continuare la sua sperimentazione, la sua ricerca, ti rendi conto che a volte crei delle commistioni, cioè anche questo scontro tra alcuni colori dissonanti tra di loro, e alla fine esce un risultato meraviglioso. Ma non sai come è fatto. Poi ci pensi e dici, no, però un momento, qui ci sono 630 sperimentazioni prima per arrivare a questo, che a me può sembrare meccanico, istintivo, ma in realtà è già stato sperimentato. Certo. Il mio inconscio lo rimanda.
nel gesto. Allora, andiamo a vedere l'opera come mi indica, detta fuori dalle telecamere, perfetto, l'opera numero 4. Allora, non c'è tempo, avete sentito prima molta agitazione dietro le nostre telecamere, non so se avvertite dei suoni, ha portato 8 tele, ne possiamo mostrare 4, questi sono i tempi televisivi, ma tanto Vittorio Vertone, guardate, qualcosa mi dice che lo rivedremo. L'opera numero 4, che è la preferita dalla nostra Emanuela, beh, guardate qua, Vittorio, commentiamola. È senza dubbio un'opera ammaliante, anche se non la vedo, ce l'ho presente. È ammaliante, quindi questa trama di tonalità, di colori caldi. Caldi. Sicuramente i colori caldi anche in una casa, parliamo anche di arredamento, poi alla fine, cioè sì, si parla di opera d'arte, di emozione, ma anche di arredamento. Spesso abbiamo degli ambienti anonimi e vedo i miei più grandi clienti sono giovani coppie, quindi fanno un investimento sull'arredamento, alla fine si guardano intorno 4-5 giorni prima del matrimonio, ma qui mi manca qualcosa, scusa. Ma è il quadro, l'opera d'arte, il dipinto. Il fiore all'occhiello. È quello che fa girare tutto l'ambiente, cioè di casa, cioè alla fine. Tu ce l'avrai come compagno di vita. Allora, Vittorio, io ti interrompo qui perché? Perché chiedo alla nostra regia di mandare, guardate, pochissimi atti, ma vi facciamo vedere come le opere di Vittorio Vertone possono veramente abbellire la vostra casa, il vostro ufficio, il vostro spazio privato, qualunque esso sia, un'ambientazione, sia sul soffitto, su una parete, su una diagonale particolare. Guardate lui che cosa riesce a fare. Pochi attimi e ritorniamo in studio. Eccoci qua, signori. Allora, abbiamo visto l'estro di Vittorio Vertone, come riesce a stravolgere l'ambiente, ovviamente in senso positivo, l'ambiente in cui vivete. Nel frattempo sono arrivate varie telefonate, continuate a chiamare al numero che vedete in sovraimpressione o a whatsappare. Allora, Vittorio, ma Vittorio Vertone come uomo invece, chi è? Vittorio Vertone, artista, pittore, musicista, qui artista si parla a 360 gradi. Poi la vita di Vittorio Vertone invece come uomo, che cosa fai durante la giornata? Avercene di tempo. Ho mille interessi, quindi prima praticavo molto di più la musica, quindi in tutti i generi. La musica anche è anche una grande emozione, amo correre. Quindi, un runner! Sì. Questo bei è tempi, poi siamo diventati più vecchietti e quindi però mi piace molto proprio librarmi con, certo, la natura, questo contatto con la natura, e poi in effetti i risultati si vedono anche nelle tele, perché poi cioè, si dice che l'artista mette in scena le sue ossessioni, e quindi il contatto con la natura è la mia ossessione, quindi la corsa, librarsi nel mondo naturale. Il messaggio lo ritroviamo. Certo, che poi dipinti. Arriva. Senti, Vittorio, due domande, o meglio, in una ti chiedo due cose particolarmente, a parer mio, importanti. Qual è stato, come artista intendo, il momento peggiore della tua carriera e quello migliore, che sicuramente sarà quello che ancora deve arrivare? Però quello peggiore, se ce n'è, lo ricordi? Un momento di sconforto, un momento... Sì, ci sono dei momenti in cui sperimenti
però non riesci a trovare la tua strada, cioè non lo so, come una non riconoscibilità della tua pittura. Poi per fortuna ho incontrato il rapidismo in un certo senso, che mi ha realizzato, perché qui sono veramente io. È ovvio che l'artista certe volte si lascia prendere anche dalle voci di mercato, no? Quindi il figurativo a un certo punto andava bene, certo. Anzi addirittura c'è stato all'inizio, andava benissimo l'etnico. Quindi ho iniziato anche a sperimentare l'etnico, ma non lo sentivo non mio. Non era la tua identità. Sì, artistica. Quindi in quei momenti sei un po' sconfortato. Perché? Perché l'osservatore si rende conto, certo, che quello non sei tu, che non dai emozione con quel tipo di pittura. È vero. Invece col rapidismo ho avuto subito... Quindi diciamo che il tuo apice è stato invece... l'incontro con il rapidismo, di cui sei fondatore, sì. Quindi questa empatia, questa immediata empatia dello spettatore con questo tipo di pittura, e poi vabbè, i risultati contano, quindi 590 tele sparse. Beh, poi vuol dire che... io ho fatto riferimento a inizio puntata a illustri collezionisti, ma veramente, veramente illustri collezionisti, non posso dirlo, non ho l'autorizzazione perché ancora è una cosa sicura, ma ci sarà un'ufficializzazione particolare. Però vedrete quanto ancora, e per quello che ti ho detto, sicuramente il tuo momento migliore sarà quello che ancora deve venire. E devo ringraziare solo un attimino, prego, diciamo, il mio agente, certo, quindi, certo, Carletto Campile, l'Iceman Production, che è un'agenzia che si sta avvicinando anche al mondo dell'arte e propone le nostre opere anche a questi VIP. Certo, mi sembra giusto. Che hanno sete di cultura. VIP, ha già, ma veramente VIP, ha già accennato, io non avevo detto assolutamente nulla. Allora signori, siamo nelle fasi finali di questa intervista. Carrellata veloce sui questi primi quattro dipinti, ho ribadito, come stanno già facendo comunque ai centralini, le misure 100x150, anche se lui lavora su commissione, quindi fa qualunque misura voi richiediate, range tra i 2005 e i 3000, queste non sono cose che competono alla sottoscritta, bensì ai nostri venditori, quelli che poi andrete a chiamare, come state facendo, centralini, ok, vedo molto fermento. Allora Vittorio, io ti ringrazio tantissimo, veramente, lui è uno che gira, mi racconta che spesso dai viaggi prendi anche, sì, spunto, certo, per... Il viaggio è un vero viaggio di vita. Cioè, per portarlo qui ce ne vuole, impegnatissimo, l'abbiamo riacciuffato e riportato qui nei nostri studi televisivi. Vittorio, io ti ringrazio tantissimo, rimani qui accanto a me perché io vorrei concludere questa primissima intervista lanciando l'ultimo pezzo, un pezzo particolare, i saluti proprio della sottoscritta quando ha avuto il piacere immenso di salutare Vittorio Vertone, però ai tempi della performance il mese scorso qui nei nostri studi televisivi, tanto per farvelo vedere nuovamente all'opera. Un bacio da Alessandra, salutiamo tutti, anche gli amici di Facebook, grazie ancora, grazie Vittorio, grazie. A tra poco. Siamo qui in diretta live, tanto vi ricordo anche la nostra pagina Facebook, Orler Affordable Art Point, iscrivetevi, seguiteci, soprattutto vi ricordo anche il nostro sito www.affordableartpoint.com, dove potrete trovare tra pochissimo anche Vittorio Vertone. Guardate qua intanto questa performance in esclusiva, qui da gli showroom immensi, aggiungo, collezione Orler Spazio Eventi.